Ciao, buonasera, grazie. Buonasera. Allora, finalmente dopo il suo arrivo qui all'Alessandria, con qualche giorno, diciamo, di ritardo rispetto a quello che avevamo immaginato. No, sì, c'è stato un po' qualche giorno un po' così di stand-by, però alla fine, dai, l'importante è che si sia risolta nel modo migliore. Sì, Sì, Mimma, vai pure. Buonasera Mimma Carigaris, benvenuto Salve, buonasera. e Grazie. volevo un pochino ripartirà da una squadra della sua lunga carriera, cioè si ripartirà da a questo punto dalla Propatria. Questo è già ancora più stimolante in questa nuova avventura in grigio. Sì, no, infatti ho visto il calendario, appunto sabato ci sarà questa trasferta a Busto Arsizio dove sono stato 5 anni e mezzo, un pezzo di carriera. E niente, sono molto motivato perché appunto come ha detto lei ci sarà questa gara e non vedo l'ora appunto di scendere in campo e di giocare la prima partita con i grigi. Ecco. Posso? Buonasera. Buonasera Sì, vai Fabrizio. a voi, buonasera Mirko. Ciao, Dal buonasera. punto di vista fisico, in quale condizione ti trovi? Nelle ultime partite, ovviamente, essendo sul mercato, non sei sceso in campo, ma fisicamente sei pronto? Sì, no, come hai detto te, le ultime partite non le ho giocate in campionato, però fisicamente sto bene, sono integro e mi sono allenato duramente in questi giorni, appunto perché sapevo che era imminente il trasferimento e quindi sono stato attivo per farmi trovare pronto. Sì, Mimma. Inquadriamoci tecnicamente. Gli 8 gol dell'anno scorso sono un bel numero perché Abbiamo difficoltà a solitamente i sentirti. campionati Ok, si fanno adesso da ti sentiamo. protagonisti anche con i gol dei centrocampisti. Ma Mirko, ecco, dicevo, tecnicamente ci possiamo. In questa scorsa stagione sono un numero importante perché i gol dei centrocampisti spesso fanno la differenza e sono fondamentali in una stagione per una stagione importante, però com'è Mirko Brucini? È un uomo che cerca il gol, è un centrocampista di sostanza. È andato via il Sì, è collegamento. andato via Una risposta. l'audio. Sì, comunque più o meno posso rispondere, ho capito la domanda. Non Ok. so se mi sente. Mimma, ok, adesso è Sì. tornata. Sì. No, Devo ripeterla? ha capito, ha sentito. Tu ci senti però? Ok, Io sì. perfetto. Sì, no, per quanto riguarda, come ha detto lei, gli 8 gol dell'anno scorso, sì, mi posso definire un centrocampista offensivo. Mi piace arrivare nell'area avversaria, arrivare a chiudere le azioni. Infatti, ho sempre quasi giocato da mezzala in centrocampo a tre. Ultimamente, però, sono sempre stato impiegato in un centrocampo a due. E comunque, visto, come ha detto lei, la stagione scorsa sono riuscito a segnare 8 gol e quindi mi posso definire, diciamo, un centrocampista offensivo, dai, con le caratteristiche un po' più offensive. Sperando di Altri ripetere questi anni, dai. Posso fare un'altra interventi? domanda? Sì, Fabrizio, prego. Arrivi comunque in una squadra che non nasconde le sue ambizioni. Questo per te è un peso o è uno stimolo? No, no, è uno stimolo importante perché sapevo che Alessandria era una piazza ambiziosa, che ha fame di vittorie, di successi, quindi sono venuto qui con l'ambizione giusta e le motivazioni giuste specialmente. Quindi conoscevo anche
bene il gruppo, giocatori importanti di categoria che devono fare il salto di qualità, perché se lo meritano tutti e se lo merita anche la piazza. È per quello che ho scelto Alessandria. Francesco, prego. Sì, ha già avuto modo di parlare col mister. Cosa le ha chiesto in particolare a livello tattico? No, guardi, questa mattina ho fatto il primo allenamento con i ragazzi, abbiamo fatto solo un lavoro di corsa, non ho ancora avuto la possibilità di parlare personalmente con il mister, ci sarà modo nei prossimi giorni di parlarne, e niente, io sono a completa disposizione del mister e della squadra e della società. Altre domande? Siete soddisfatti così? Possiamo chiudere? Un'ultimissima cosa. Ha parlato prima del gruppo, insomma, conosce, magari ne conosce di questi, dei suoi nuovi compagni, ha già giocato con qualcuno, ne ha già incontrati quanti da avversari? Da avversari molti giocatori, molti compagni di squadra, però personalmente nessuno. Avrò modo in questi giorni, i primissimi giorni, di approfondire, dai, le amicizie. Però posso confermare che è un gruppo di bravi ragazzi, perché mi hanno accolto magnificamente. Perfetto. Se non avete altri interventi da fare, chiuderemo qui. Bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buonasera. Bocca al lupo. Ciao.